no, se tu fossi, supponi, per assurdo, tu fossi omosessuale, nel nostro ufficio, con chi staresti? Chi ti piacerebbe? Ma faccio questa ipotesi, è così difficile pensare a una cosa del genere. Vabbè. Nessuno, mi piace nessuno. Vabbè, dico per dire, no? Immagina, cioè, immagina di essere di un altro sesso, no? Non sei uomo, sei omosessuale. Immagina di essere donna. Riesci a immaginare di essere donna? No. Immagina di essere uomo. Ma come immagini di essere uomo? Sei uomo. Sono uomo. E immagina di essere omosessuale. Vabbè, insomma, chi mi piace? Non nessuno, perché non mi piaccio? Andrei fuori a cercare qualcuno. Fuori? Andresti fuori? E immagina non c'è nessuno fuori. Ah, vabbè, proprio il cataclisma, cioè siamo rimasti solo noi. Sì, sì. Nessuno, sarei casto. Ah. Sì. Tu sei uomo, sei casto. No, come uomo no, però come omosessuale lo sarei. E chi te l'ha detto? Ma non lo so, uno qualunque, uno vale l'altro. Vabbè, ok, non ti vuoi esporre. Ma che esporre? Che c'entra? Hai paura? Hai paura di esporti? Ma che? E allora di un nome, stiamo giocando, un nome, una cosa. Mai. Giuliano Catano. Giuliano Catano? Di uno, insomma. Giuliano Catano è più giovane, Giuliano Catano. Ah, pure. Cioè, te lo sei scelto bene, insomma. Scelto bene, scelto, ho detto, uno vale l'altro, uno a caso. Giuliano Catano non capisce l'altro. Beh, hai capito questa tua... Che cosa? Questa tua debolezza, se riguardi, no? A debolezza? Ma sei scemo? Fatto ammiccamenti, no? Ti ho guardato lui. Ma che mica me? No, è il gioco che stiamo facendo, hai detto che era un gioco. Vabbè, vado subito Giuliano Catano, perché è giovane? Subito, ti ho detto uno qualsiasi, ho detto lui perché è più giovane degli altri, quindi che ne so, magari se fosse omosessuale mi piacerebbe quello più giovane, non lo so. No, non ci sei uscito fuori, tu ti sei uscito fuori. Vabbè, tu? Io lo so. Tu, se fossi tu omosessuale, con chi saresti? Con chi starei? Ma uno lo devi dire, eh? Giuliano Catano. E ho cantato pure tu? Beh sì, è il tuo ragionamento filato, insomma. Ah, lo vedi? Giù. Mi piace pure a te, Giuliano. Pure a me? Cioè, a te? Cioè, no, a me no, a me non piace. Vabbè, se facciamo così, ok? Non lo diciamo a nessuno. Cosa? Che ci piace a te tu. Non mi piace, piace a te. No. Ma guarda, ti fissi con le cose. Poi non ho capito perché hai scelto Giuliano Catano, che era quello mio, che avevo scelto io. Il discorso filava, ma con tanta gente sceglie un altro, devi proprio a rompere le uova nel panino a me. Le uova nel panino. Allora c'è, una frittata, c'è qualcosa. Vedi, stai premeditando. Ma ti, fare, no, ti ma piace Giuliano Catano? Ma che stupidaggio, ho fatto di principio, perché tu hai sempre fatto così. Sei sempre venuto a prendere le cose mie, pure quando eravamo ragazzi. Mi mettevo a prestare la ragazza, tu venivi, ah, quello ti piace, bene, bello, e t'avigliamo. Io e mo fai lo stesso con Giuliano Catano. Sì, io sai che faccio? Te lo lascio a te, Giuliano Catano, fai quello che vuoi. Perché? Non ci faccio niente con Giuliano Catano. No, per carità. Però non ci devi fare niente nemmeno tu. Parò. Vengo a prenderti alle 7:30, non farmi aspettare. I'm dying.